venerabile presbiterio per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore. Kyrie eleison. Per i nostri governanti e per le autorità civili e militari preghiamo il Signore. Questa città, per ogni città, paese, monastero, per i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace, preghiamo il Signore. Naviganti, viandanti, malati, sofferenti, prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore. Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità preghiamo il Signore. Salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, oh Dio, con la tua grazia. Kyrie eleison. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa, Signora nostra, Madre di Dio, e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i santi raccomandiamo noi stessi, gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. A te, oh Signore. Poiché ogni gloria, onore e adorazione sia dice a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. A pagina 4. E cosa buona lodare il Signore e inneggiare al tuo nome, o Altissimo. Per l'intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Per l'intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci. Et che etenirini tchiriu dei somme. Son eleison e diaphylaxon imas of theos disipariti. Kyrie eleison. Tis panagia sacrandu hyper evlogimeni en doxu desfinissimon Theotoku che parthenu Marias metapandon ton agion mimon epsandes e aftus chialilus che passan di suo inimon Christo to Theo parathometan. O ti son do Kratos che su esti Vasilia che i dinamis che doxa tu patros che tu iu che tu agio pneumatos nin che ai che istus eonas ton eono. Salvarci hai accettato di incarnarti nel seno della Santa Madre di Dio.
tu che senza cambiare te stesso ti sei fatto uomo e posti crocifisso, o Cristo Dio, calpestando con la tua morte l'amore. Tu che sei una persona della Santa Trinità, glorificato con il Padre e con lo Spirito Santo, salvaci. Ancora e ancora preghiamo in pace il Signore. Kyrie eleison. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. Kyrie eleison. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i santi, raccomandiamo noi stessi gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. A te, o Signore. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Di Dio, ammirabile nei santi, salva noi che a te cantiamo, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Canteremo l'inno alla Madre di Dio. Agios o Theos.
Patri, che io, che io pneumati, che in che hai, che istu se onas, non e onon amin. Lettura degli Atti degli Apostoli. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non l'hanno riconosciuto e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, i loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Alleluia, 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 alleluia. Sapienza in piedi, ascoltiamo il Santo Vangelo, pace a tutti e al tuo spirito. Lettura del Santo Vangelo. Gloria a te, o Signore, gloria a te. Stiamo attenti. In quei tempi Erode il tetrarca sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: Elia. Altri dicevano ancora: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentire parlare, diceva: quel Giovanni
aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e aveva voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui, e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi, io te lo darò. E le fece questo giuramento: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. La ragazza uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. Ed entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni Battista. Il re divenne triste, tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù. Cari fratelli in Cristo, prima di tutto un ringraziamento di vero cuore per l'invito da parte del vostro parroco, il prevosto. Un ringraziamento da parte mia fatto con il cuore a tutti voi, perché ci riuniamo qui nella Chiesa del Signore, casa in cui Dio dimora in mezzo al suo popolo. Oggi la Chiesa d'Oriente ed Occidente, in un'unica festa, ricorda il martirio di Giovanni il Battista, il precursore, colui che ha annunciato la venuta del Signore, colui che ha preparato le strade perché il Signore potesse poi camminare in mezzo a noi. Forse una breve ma profonda riflessione è necessaria sul senso del martire e del martirio. Perché vedete, ancora oggi, lo sappiamo appena apriamo i giornali e accendiamo la televisione, è ancora attuale
che i cristiani vengano martirizzati. Cosa significa essere martire? Se uno sfoglia il dizionario greco-italiano, trova martire uguale testimone. Ma cosa significa essere testimone? La radice, in verità, indoeuropea della parola martire ha in sé un significato più profondo. Significa fare memoria. E in effetti voi provate a pensarci. Spero che non capiti a nessuno. Ma se vi dovesse capitare di essere chiamati in tribunale a testimoniare, cosa dovreste fare? Dovreste raccontare un fatto che avete vissuto, di cui ne avete fatto esperienza. Pensate un banalissimo incidente e mi chiamano a testimoniare per vedere se le parti dicono la verità. Io ho assistito a questo incidente, allora posso dire in tutta coscienza quello che è accaduto. Ma pensate, se il testimone perdesse la memoria, a cosa servirebbe? A nulla. Allora il martire è una persona che fa memoria di un fatto, di un evento di cui ha fatto esperienza. Ciascuno di noi, cari fratelli, è testimone di un fatto. E il fatto è l'irruzione dell'Eterno nel tempo, è l'incarnazione del Verbo divino nella persona del Signore Gesù. Il fatto è la morte e la risurrezione di Cristo Signore. E di questo fatto noi facciamo esperienza. E l'esperienza dove la facciamo? Qui, oggi. E tutte le volte che voi, insieme a noi sacerdoti, celebriamo la Santa e Divina Liturgia, tutte le volte che qui in questa Chiesa ascoltiamo la vivificante parola che il Signore ci comunica, tutte le volte che qui insieme spezziamo il pane e versiamo il sangue del Signore, tutte le volte che tra le nostre mani accogliamo questo corpo santo, veicolo di salvezza, sacrificio primo ed ultimo che il Signore ha compiuto. E questa esperienza di incontro profondo, potremmo dire mistico, cioè misterioso, con il Signore è incontro di salvezza. In quell'incontro, o se volete, in quell'esperienza, dove la volontà divina di salvare l'uomo e la libertà umana di accettare questa salvezza si incontrano, lì avviene il miracolo. L'uomo non è più uomo terreno, ma diventa uomo celeste. L'uomo viene accolto tra le schiere del cielo. L'uomo diventa, anzi ritorna ad essere immagine e somiglianza di Dio. E allora, cari fratelli, continuando questa santa e divina liturgia, magari con un rito che forse vi può sembrare un pochettino strano, ma che in verità non lo è così, non è così lontano dalle vostre radici, se è vero che questa santa icona è stata donata a voi, certo dai vostri padri, ma soprattutto dalla grazia di Dio. L'icona non è un dipinto che si espone, l'icona è un fatto vivente della grazia di Dio. Allora se ogni volta che noi guarderemo questa icona, la contempleremo, ci metteremo nella condizione di coloro che sono guardati dall'icona, da coloro che sono contemplati dalla Madre di Dio e dal suo Figlio Gesù. Ci metteremo nella condizione di coloro che vengono accolti dalla misericordia del Padre, allora lì faremo esperienza del risorto, allora lì saremo salvati. E allora dal nostro cuore sale un grido di ringraziamento e di lode alla Trinità Santa, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
La liturgia prosegue a pagina 9. Affinché custoditi sempre dalla tua potenza, rendiamo grazie a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ogni mondana preoccupazione. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ogni mondana preoccupazione. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ogni mondana preoccupazione. Ita cherubim misticossi con isondes, che ti zobio triadi frontisagion, imam prosadondes, pasam tim voi dikin, apotometa medimna. Misticamente raffiguriamo i cherubini e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ogni mondana preoccupazione. Thank you.
cantano e prestano servizio, si ricordi il Signore Dio nel suo regno. Amen. Di tutti i nostri padri e fratelli defunti, di tutti i defunti del mondo, si ricordi il Signore Dio nel suo regno. Voi che partecipate a questa santa e divina liturgia, si ricordi il Signore Dio nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Affinché possiamo accogliere il Re dell'universo, del vostro sacerdozio si ricordi, stato invisibilmente dalle angeliche schiere, alleluia. Compiamo la nostra preghiera al Signore. Kyrie eleison. Per i preziosi doni offerti preghiamo il Signore. Kyrie eleison. Per questa santa dimora e per coloro che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio preghiamo il Signore. Kyrie eleison. Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità preghiamo il Signore. Salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. Kyrie eleison. Chiediamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto, santo, tranquillo e senza peccato. Concedi, o Signore. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle anime nostre e dei nostri corpi. Concedi, o Signore. Chiediamo al Signore la remissione e il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe. Concedi, o Signore. Chiediamo al Signore ogni bene utile alle anime nostre e la pace per il mondo. Concedi, o Signore. Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella penitenza. Concedi, o Signore. Chiediamo una morte cristiana senza dolore e senza rimorso e una valida difesa dinanzi al tremendo tribunale di Cristo. Concedi, o Signore. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i santi raccomandiamo noi stessi gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. A te, o Signore. Per la misericordia del tuo unigenito Figlio, con il quale sei benedetto insieme con il Santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli. Affinché in unità di spirito professiamo la nostra fede. Nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, Trinità consustanziale e indivisibile. Le porte del stiamo attenti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, Thank you.
Stiamo con devozione, stiamo con timore, attenti ad offrire in pace la santa oblazione. Misericordia di pace, sacrificio di lode. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro. E cosa buona e giusta adorare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, Trinità consustanziale e indivisibile, inconcepibile, invisibile, incomprensibile, sempre esistente, sempre lo stesso. Tu e il tuo unigenito Figlio e il tuo Santo Spirito, tu dal nulla ci entrati all'esistenza e caduti ci hai rialzati, e nulla hai tralasciato di fare fino a ricondurci al cielo e a donarci il futuro tuo regno. Per tutti questi beni rendiamo grazie a te, l'ungente, tuo Figlio e il tuo Santo Spirito, per tutti i benefici e noi fatti che conosciamo e che non conosciamo, palesi e occulti. Ti rendiamo grazie altresì per questo sacrificio che ti sei degnato di ricevere dalle nostre mani, sebbene ti stia dinanzi migliaia di arcangeli, miriadi di angeli, cherubini e serafini delle sei ali dei molti occhi, sublimi, alati, i quali cantano l'inno della vittoria, esclamando a gran voce, dicendo: Santo, 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 Signore Dio dell'universo, e cielo e terra sono pieni di gloria, osanna nell'alto di cielo.
particolare ti offriamo questo sacrificio per la tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, sempre Vergine Maria. Perché non hanno chinato la carne, il sangue, ma te, Dio tremendo.
Tu dunque, Signore, per il bene di noi tutti, appiana il cammino della nostra vita secondo le necessità di ciascuno. Naviga con i naviganti, accompagni gli andanti, risana i malati, tu medico delle anime e dei corpi nostri. Per la grazia, la misericordia, la benignità dell'unigenito tuo Figlio, con il quale sei benedetto insieme con il Santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre nei secoli dei secoli. Stiamo attenti, le cose sante ai santi. Uno solo è il Santo, uno solo è il Signore, Gesù Cristo della gloria di Dio Padre. Thank you.
Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito Celeste, abbiamo trovato la vera fede, adorando la Trinità indivisibile, poiché essa ci ha salvati. In piedi, dopo aver partecipato ai divini, santi, immacolati, celesti misteri di Cristo, rendiamo degne grazie al Signore. Kyrie eleison. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. Kyrie eleison. Chiedendo che l'intera serata trascorra santamente in pace senza peccato, affidiamo noi stessi, gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. A te, o Signore. Poiché tu sei la nostra santificazione, noi rendiamo gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di noi e salvaci.